Residenti e commercianti non ne possono più, il centro di Vigevano sta diventando invivibile, la sicurezza non è garantita. L'incendio degli ombrelloni nei dehors dei ristoranti di Piazza Ducale, via 20 settembre, è il nuovo vertice di un'escalation di episodi cominciata qualche anno fa a cui le istituzioni non riescono a porre rimedio. Noi non possiamo arrivare qua tutte le mattine e fare la conta dei danni. Da un paio d'anni, due o tre anni a questa parte, l'escalation degli atti vandalici è sempre in aumento. Prima della pandemia, vi ricordate che sono stati distrutti tre plateatici con tavoli, sedie e tutto, neanche un mese fa nelle varie vie del centro altri vandalici, neanche un paio di settimane fa sono dovuto intervenire io perché un individuo stava scagliando una sedia contro le forze dell'ordine. Cioè negli ultimi 3, 4, 5 anni c'è stata l'escalation, ma prima non c'era questo problema. Gli esercenti chiedono innanzitutto maggiori controlli nelle ore notturne quando i locali sono chiusi e il centro diventa terreno di scorribande per balordi e baby gang. Nelle ore notturne la città viene completamente abbandonata. Quello che è successo, il furto che è successo in Via del Popolo un paio di settimane fa lo dimostra. È stata rotta una vetrina per il furto e fino alle 7 del mattino, quando il proprietario non si è presentato in negozio, nessuno ha fatto una segnalazione, nessuno si è accorto che c'è stato un furto con una vetrina rotta in Via del Popolo, in pieno centro. Quindi vuol dire che dalle 2 alle 7 del mattino il centro è completamente senza controllo. Il fuoco appiccato agli ombrelloni dei dehors, insomma, ha ulteriormente esasperato gli animi, non soltanto fra i commercianti, ma anche tra i residenti. Dall'ASCOM arriva un appello alle istituzioni, comune e prefettura, perché si trovi una soluzione. Abbiamo sentito parecchi commercianti stamattina e anche molti residenti ci hanno fermati, ho ricevuto moltissime telefonate perché dicono basta a questa situazione, ormai il livello è colmo, non ne possono più. Siamo passati dalle risse, le prime risse che c'erano state in centro, siamo passati alle vetrine spaccate le settimane scorse, adesso siamo arrivati agli ombrelloni bruciati. C'è tensione anche tra i vari commercianti, tra i residenti, addirittura mi hanno telefonato alcuni residenti, mi hanno detto: noi non ne possiamo più e vogliamo vendere la casa, vogliamo andarcene dal centro. Noi non possiamo arrivare a questo punto, il livello di sicurezza è molto basso, deve intervenire l'amministrazione comunale, se non basta l'amministrazione comunale che intervenga il prefetto.